Ragazzi, questo dovrebbe essere il primo episodio che state vedendo durante la giornata della scorsa puntata. Come più o meno era prevedibile, non abbiamo fatto nulla, abbiamo, tra virgolette, abbiamo esplorato l'avamposto di Elgardo, che da ora in poi sarà la nostra nuova base di caccia. Abbiamo fatto la conoscenza di vari personaggi, la tipa della casa del tè, la mercante, i fabbri, la fabbri, fa la fabbra, il mercante e altri, i cavi con il maestro Arlo, che sarà quello che ci dà in collaborazione con Sushi e i missori dell'Arena Kamura. E abbiamo scoperto l'abilità scambio. Che cos'è l'abilità di inversione scambio? Si chiama precisamente così. Fondamentalmente, durante le nostre cacce potremo passare da un set di mossa all'altro premendo ZL, poi X e A assieme. Io ho già impostato il rotolo blu, che sarà il rotolo di mosse secondarie, tra virgolette, mentre il rotolo rosso sarà il rotolo con le mosse solite che ho utilizzato fino ad adesso. Ed è molto probabile che non avrò le scatole di cambiare i set, di cambiare durante i combattimenti questi due rotoli, quindi l'abbiamo vista giusto per vedere come funzionano, ma sappiate già che io terrò fisso il rotolo rosso. Rimorchiatore d'avanguardia, vai. Nuovo, dobbiamo completare due missioni chiave. Ho visto che nelle missioni chiave ci sono solo come mostri nuovi, dei mostri piccolini, e c'è il bioma della giungla come nuovo bioma. Quindi io direi di esplorare a partire da questa missione qui. Dobbiamo completare ancora due missioni chiave contando questa. Quindi, allora, prima si magna, si magna, si mangia. Allora, vagabondi, cosi salterini. Non so cosa sia sta roba, via. Spiedini normali, io vado, proviamo a vedere gli spiedini rimbalzanti. Ah, capito, capito. Gli spiedini rimbalzanti fondamentalmente, dipende dalla volta in cui li mangi, immagino, abbassano o aumentano la probabilità che si attivino delle abilità. Bene, proviamole. E vediamo l'animazione dei Dango, voglio vederla. Ok, qui non la sanno la canzoncina, quindi c'è solo la melodia, capito? Bii, i ninja! Carina! Bella, 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 bella. Questa armatura, ragazzi, la cambieremo quando avrò trovato un'altra armatura degna. Che culo, si è attivato tutto di nuovo, fantastico. Vai, la missionatrice Shika, che è niente meno che la principessa del regno, ci ha detto che quando accettiamo la missione possiamo andare o qui o premere ZR, e vedo che ci sono altri punti gialli. Porca vacca, sempre quando devo partire i punti gialli, eh. Come tuo istruttore sai che devo metterti alla prova ogni tanto. Ho organizzato delle missioni arena di grado maestro apposta per te. Vada un'occhiata se ti va. Proprio come quelle che hai affrontato finora, queste missioni verranno sbloccate con progredire delle tue abilità. Fino a dove arriverai? Puoi venire ogni qualvolta desideri rispondere a questa domanda, sai? Capito, ho ricevuto 8 informazioni da Kogarashi, vabbè, via. Ah, sì, pattuglia i compagni, ok, hai avuto un messaggio da Kamura. Sekirei mi ha detto che il rospo meccanico è stato migliorato. Va all'area di addestramento se vuoi migliorare le tue abilità. Ok, ah, oh no, adesso è apparso, guardate, adesso mi sa che è apparso, eh sì, adesso è apparsa la mappa globale, che adesso è apparsa la funzione dell'allenato che mi permette di passare da Kamura a Elgado. Ok, quindi con l'allenato a sinistra è il simbolo di Kamura, uno shuriken, e la nave è il simbolo di Elgado. Vabbè ragazzi, ho detto che per questo del sì, saremo stati fissi a Elgado. Non è un cordo, è il fischio della nave. Ok, comunque ho intravisto quello là a destra, giallo, mi sembrava tanto un Raptor nuovo. Quello lì a destra, ecco, quello lì che vedete, con le orecchie da volpe. Ed è in infinito, giungla, oh, nuovo bioma. Vediamo un po'. C'ho una nuova voce che parla. Ti
tempo limite 50 minuti. Allora, questa caccia dovevo semplicemente ammazzare 15 mostri piccoli tra Emitao e Velociprei, quindi... Cazzo, ma questa è la giungla dei... È la giungla dei vecchi Monster Hunter! Ecco perché mi sembrava familiare dalle immagini. Sì, è quella. Aspettate, ragazzi, adesso facciamo un'esplorazione veloce. C'è un Garvoki, ci sono i Ludo, c'è un Dino Hermita Regio, ma chi se ne frega, io devo vedere la giungla. No, ragazzi, come al solito, io come al solito se so delle robe dei giochi di Monster Hunter vecchi, le so grazie a... Ah, intanto c'è un Emita, facciamolo fuori. Non posso togliere le istruzioni dei rotoli? Vabbè, proviamole, dai. Vediamo le abilità che ho messo nel... Ok. No, ragazzi, io come al solito, se conosco mappe vecchie e mostri vecchie, grazie a Monster Hunter Generation Ultimate, ripeto per l'ennesima volta. Vedere. Io devo vedere tutto. Questa devo verificare se è effettivamente la mappa della giungla che conosco da GU. Che poi non so quando l'hanno. In quale Monster Hunter l'hanno introdotta la giungla, devo essere sincera, però. Cioè, mi ricordavo un isolotto nella vecchia giungla, magari la delle calamalance, però vado a tirare un mostro lì, cosa sono le calamalance, vabbè, sti cavoli. Se è la vecchia giungla, ci potrebbe stare, che sia la vecchia giungla, perché alla fine siamo sempre nel vecchio mondo. Poi magari ci potrebbe stare il fatto che siamo... potrebbe anche starci il fatto che qua in giro ci siano nascosti dei nuovi rotoli da leggere. Tipo quelli, vi ricordate quelli di Kamura? Ah, è partita la musica... Ah, questa è la musica di combattimento, ragazzi, scusatemi, non sono più abituata alle musiche... tipiche di Monster Hunter del combattimento, sono abituata alle musiche di Monster Hunter Guys che ho tutti i cori, quindi dicevo, ma la musica di combattimento questa, Max insetto, vai, pianto un Max insetto. Ah, mi indica anche dove mi porta nella mappa adesso. Ho fatto un volo. Poi dopo adoro queste mappe per dettagliate, le adoro da matti! Niente ragazzi, questo episodio facciamo solamente questo. Girovaghiamo in giro per la giungla. No, perché io mi ricordo queste liane, mi ricordavo delle liane all'entrata nella prima area. Set divino. Ragazzi, sono nella giungla di Monster Hunter, insomma, quasi lì, sì. Qualunque sia, ragazzi, il primo Monster Hunter in cui passo il bioma della giungla, se non è questa la giungla, poco ci... Se non è proprio questa giungla, poco ci manca, perché... No, stavo per bere il pronto soccorso per niente. No, sì, perché il posto è troppo simile, no? Mi ricordo anche quest'area allungata col nido, no. C'è troppo, ci sono troppe coincidenze per essere un'altra giungla. Questa è la giungla di... non so quale Monster Hunter, il 3, il 4, forse il 4. O il 3 o il 4, perché... Cioè, così dettagliato, ricordo che le mappe... Cioè, nel primo Monster Hunter lancio un mostro verso di noi, abbiamo morso elementare, quindi se ti stai... Cioè, il maestro Alan, intanto che mi sta parlando, ma io non lo sto cagando di striscio. Ah, quelli sono gli insetti stroboscopio? Sono questi? Ah, ok, quindi se lanci i mostri... Ah, ho capito!
Quando cavalchi un mosso, lo mandi contro questi insetti qui in base al colore, questi infliggono un male. Ci sono quelli azzurri e quelli rossi, capito, capito. Vabbè, queste sono robe che ci interessano quando però trattiamo i mostri grossi. Adesso stiamo trattando i mostri piccolini. Spero ovviamente che quando andare nelle missioni mi sparisca le scritte di tutorial dei rotoli, perché cioè, dopo un po' mi stufo a leggerle. Ah, veloci pure, dimenticavo perché posso cacciare pure loro. Ah, posso anche premere dal menu, capito, capito. Le abilità scambio le posso cambiare anche dal menu. Rimetti quello rosso, grazie. No, raga, ci sono troppi elementi in comune. Questa è la giungla che conosco io. Anche questa zona, no, 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 no. È la giungla che conosco io in chiave, cioè proprio con lo stile delle nuove generazioni. Cioè, se intendo nei prossimi giochi di Monster Hunter riprodurre le vecchie mappe delle prime generazioni, è stupendo. In ogni caso, cioè, stavo dicendo, nel primo Monster Hunter, cioè, che in Generation Ultimate ci sono mappe dalla prima alla quarta generazione, ok? Le mappe meno dettagliate erano quelle della prima generazione. Oh, qui c'è l'insetto Gubino, vediamo. Ah, oh, no, l'insetto d'oro, no, l'insetto filo d'oro. Io volevo trovare il Gubino perché abbiamo visto nel primo episodio della serie cosa fa il filo d'oro. L'insetto filo d'oro, quello di Gubino invece non ne ho idea di cosa faccia. È da fare prima del bestiario. Allora, ci sono ancora tre mostri tra granchi e raptor da far fuori. Dicevo, in GU, Generation Ultimate, riconoscevi le mappe del primo mostrante per la loro semplicità. Erano semplicissime. La più dettagliata era quella delle colline verdi, ricordo. Che è la prima, penso, ambientazione che ti viene in mente pensando al primo mostrante, perché la musica che di combattimento poi che suona è quella di, per appunto, la falena. Oh, volevo trovare i prezzogigli, ecco i prezzogigli. Ok, mi resta ancora un'area da vedere in basso a destra e poi ho visto tutta la giungla circa, circa, all'incirca. Sopra e sotto l'ho vista tutta. Mamma mia, ragazzi, che occhio! Che rubino è questo, vero? Sì. Allora, cosa fanno? Danni del punitore cavalcabile aumentati, avvio cavalcatore a guida facilitata, recupero barre insetto filo velocizzato. Ok, quindi il filo d'oro fa cadere più materiali dei mostri quando li colpisci con la cavalcatura. Invece quello rubino aumenta i danni, capito, capito. Ok, lì c'è sempre Arlo che parla, ma non lo caghiamo di striscio perché siamo ACAB. Qui che palle che i veloci poi non mi danno i punti rossi. No, anche che bello, hanno riprodotto comunque. No, bellissimo. Hanno riprodotto la giungla di. Forse i Monster Hunter qua. Adesso vado a recuperare un attimo. Ta 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 ta. Bello sentire poi la melodia. Cioè, in chiave un po' più classica di Vittoria. Cioè, perché anche i Monster Hunter. Cioè, anche quando abbiamo giocato a Monster Hunter Rise, il motivetto di Vittoria è sempre quello. Pa, 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 pa. Però è più in chiave orientale, perché avrà appunto Kamura d'Oriente. Qui invece è in chiave più tra virgolette più classica di Monster Hunter, perché siamo, questa è un'ambientazione dei vecchi giochi, cioè se ho capito male, se non ho capito male. Monster Hunter giungla, allora la giungla, la mappa della giungla è di Monster Hunter 2, colpo di scena. Se è la giungla che intendo io, aspettate che la guardo meglio. Perché c'è anche la giungla antica. Allora, perché allora vediamo, in Monster Hunter esistono due giungle, quanto vedo. Una di Monster Hunter 2 e una di Monster Hunter. Di Monster Hunter. Aspettate, eh. No, la prima. Cioè, c'è una giungla introdotta nell'1 e nel 2. Dobbiamo capire qual è. Ah, intanto vediamo se sono vari oggetti veloci prey, Emmitau, va bene, va bene, va bene.
Andiamo veloci che entro questo episodio la missione urgente la facciamo, che adesso cacciamo il Ludo. Ma quello lì è un Summoner Canzazzurro, non l'avevo notato. Stavo dicendo, è colorato diverso. No, no. Ragazzi, in questo deve essere raggiunto le varianti. Stupendo. Vabbè, comunque, dobbiamo mantenere il conteggio dei mostri nuovi. Al momento siamo a uno, dai mio Emitau. Mostri nuovi intesi, mostri aggiunti in questo gioco. Perché se vogliamo intendere i mostri nuovi nuovi, proprio aggiunti nella serie, siamo a conteggio 3 in quel caso. Lunagaron, Obugluglui e Malzeno. Comunque, io mantengo i conteggi base... Cioè, man mano che li vediamo, quindi quei tre non li conta ancora. Comunque siamo al momento a uno, dai mio Emitro. Se vogliamo contare già Malzeno e tutti gli altri due signori, siamo a quattro. Quindi quattro mostri grandi confermati. No! Ma che cacchio, cosa ho fatto? Cosa ho toccato? Splendore bestiale marino volevo fare io. Oh, le... Andiamo a mangiare, questa volta non con i bastoncini salterini, per carità. Normale, punto. Adesso vado a dare un'occhiata un attimo. Cioè, non mi fanno vedere la mappa tipo della giungla su Google. Mappa della giungla, giungla, mu, giungla, giungla, giungla. Non è ovviamente la foresta antica. Forse la giungla, giungla antica. Se scrivo giungla antica, voglio vedere. No, la giungla. No, aspetta, la giungla antica. No, non mi appare assolutamente. Giungla, devo vedere la giungla antica. Cioè, devo capire se quella è la riproduzione in chiave nuova generazione di quella dell'1 o del 2. Vabbè, comunque una giungla di o l'uno o il due, o è dimostrante uno o dimostrante due, non mi ricordo. Cioè, guardate ragazzi, quell'aliena lì, ho riconosciuto che questa è la giungla dei vecchi mostranti da questa aliena qui. Perché mi ricordavo che nella prima area tu potevi accedere, c'avevi l'accesso, c'avevi due uscite nella prima area in cui ti ritrovavi, che era quella dell'accampamento. L'uscita dalla spiaggia e l'uscita salendo sulle liane. Ce l'ho riconosciuta per quello. E nella mappa della giungla ho giocato poco, in Monster Hunter GU. Ma c'è il corvo. Il corvo che ha doppio ricompense! Oh, prendi, prendi! Dove cazzo è? Eccolo. No, dov'è? Corvetto? No, ho mangiato una bistecca per sbaglio. Vabbè, sti cavoli, fanculo il corvetto. Combattiamo qui il nostro buon vecchio Leviathan dalla criniera troppo cresciuta. Allora, l'uno sulle zampe. Lui non. Ok, lui non mi assorba, quindi prendo l'uno e basta del falcione insetto. No, c'è il coro. Cioè, c'è la parte. C'è il componimento vocale anche in questa musica di combattimento, ragazzi. Scherzavo. Cioè, perché dicevo, in Monster Hunter Rise tutte le musiche di combattimento contro mostri grandi hanno un componimento vocale, che sia una voce che canta da sola. Una cantante o un cantante, cioè, insomma, avete capito, avete capito. Non so i termini precisi del mondo della musica, però avete capito di cosa parlo. Ok, l'ho sentita adesso mentre stavo combattendo. Si vede che nella scorsa missione il Daimyo Emitter non mi ha cagato di striscio, quindi non era partita la musica di combattimento. Vabbè. Io non vedo l'ora che queste istruzioni sui rotoli cambino, perché veramente mi danno un fastidio allucinante, eh. Ma basta, dai, guarda, metto le istruzioni di continuo. Cioè, spero che dal GM2 in poi me la tolgano. Sempre se mi state sentendo, mi sentite?
Intanto sono al limite dell'aria, ma dettagli. Quando saluto in arrivo, ok, perfetto. Io ragazzi questa armatura non la cambio finché non... Dubito che l'armatura del Vastrax la sostituirò con l'armatura del Ludolf. Anche se lo so che tra le armature di alto grado e di grado maestro ci sono, c'è uno stacco incredibile, così come c'è uno stacco incredibile tra la difesa delle armature di alto grado e quelle di basso, però c'è un po' di contegno. Ok, che magari è vero, devo aggiornare anche i set elementari che ho, però insomma conoscendomi avevo voglia di fare queste cose solo off camera o quando avevo finito la modalità storia. Sono arrivata ad acutezza verde, spero non mi dia più problemi. Sto mettendo di colpi questo Ludolf. Dove sei? Francesco, montiamo in sella. Sistemiamo l'arma e intanto il Ludolf se la squaglia. Oh, pezzo Gigli! Aspetti, ne piazzo uno! Vabbè. Aspetti, signor! Ok, sono confusa. Primo svenimento idiota? No, non lo facciamo il primo svenimento idiota della serie. Ok, non lo facciamo. No, l'ho piazzato, cazzo! Ops! Sono per sbaglio uscito dall'aria. Ritorno, ok. No, scusate, non avevo visto che l'avevo piazzato finalmente. Ok, recupero veloce. Mannaggia, Ludo Freale, anche al grado maestro, rompi le palle. Dai, sempre meglio dello Kluyaku, eh. Ho arrivato il daimyo, però è nell'altra area, porca vacca. Cioè è sulla spiaggia ma è sull'area a fianco. Vogliamo spaccare la criniera o la corona di questo Ludolf. Mannaggia. Là il granchio è cieco. Quando deve cacciare me, tutti quanti hanno 20 decimi. Quando invece devono venire per rompere le palle al mostro che sto combattendo, ne hanno due. Quindi la rotta, sempre la parte di Francesco oggi è gasato, ragazzi. Oggi, proprio dell'oggi, il 30 giugno, è gasato. Ha rotto anche il teschio del Daimyo Hermitao nel primo episodio. Di là intanto c'è il Cov che sta svolazzando nell'area 10. Presumibilmente che questa è la musica vecchia della giungla. Cioè se questo qui è il bioma vecchio, che okay, abbiamo constatato, ho confermato che questa è la giungla di Monster Hunter 1 o 2, non mi ricordo. Dell'1, sì, presumibilmente del 2 forse. Da quanto è dettagliata. Comunque. Quindi anche questa sarà la riproduzione della musica originale. Oh, finalmente Daimyo Hermitao si è accorto di noi, incredibilmente Daimyo Hermitao. Vediamo un po' che succede. Chi rende cavalcabile chi?
Perfetto. Allora, vediamo un po' com'è il granchietto qui da cavalcare. Perché Monster Stress è un mostro incavalcabile. Adesso ti devasto. Pum! Pum! Guarda, si mette a camminare di lato come i veri granchi fan e poi... Aia, che imbazzata! Ancora un attacco! Vai, punitore! Mamma mia, ragazzi, lanciato, lanciato! Ok, dubito che se adesso fa... Ok, no, non fa l'attacco dell'acqua. In testa, in testa! Ok, ora che è stato usato per la nostra causa, tra virgolette, vediamo di... se ne va, se ne va. Allora, se adesso mi capite a cavalcare Ludostrig, dobbiamo ricordarci che devo mandarlo contro questi insetti qua che gli infliggono malus. Ah, non l'ho detto, ma in descrizione trovate tutte le missioni che faccio nell'episodio, quindi vi troverete il titolo di questa missione, di quella che ho fatto prima e della missione urgente. La faccio in questo episodio, l'ho detto e lo faccio. Ah, ridendo scherzando. Ludov se ne va ancora, puntualmente se ne va quando devo risistemare l'arma, cioè ho la puntualità io. Oh, adesso è il turno del Ruoghi. Ok, perfetto. Cioè oggi, dopo Daimyo Emitao, che nella prima puntata si è salvato da tutti gli scontri possibili, qui invece Ludov se le becca tutte. Vai, spintoni da parte circa di Ruoghi. Ok, vai, punitore, avvelenalo, avvelenalo, fai quello che vuoi, basta che gli fai i danni. Perfetto. Poi io gli taglio la coda perché sono trasche, perché sono stronza. E la cosa che mi rende ancora più stronza è il fatto che le scritte guida non vanno via. Ora che ci penso, in questo DLC forse le missioni Furia non ci saranno, ora che ci penso, perché cioè se per l'appunto questo è in un altro contesto, o c'è qualcosa di nuovo o le Furia, missioni Furia proprio non ci sono. Perfetto. Vedete qui Ludo Friare stanco, diventa fallidissimo e appare Simo di per volte. Il Daimyo Emitao è tornato e mi ha detto quindi subito Maria io esco. Va bene! No, ma io col cavolo che li faccio cavalcare di nuovo. Oggi sono lanciato con le battute. È da un po' di giorni che non esiste, mi mancava proprio registrare. Cioè, è da letteralmente un mese che non registro perché ero impegnato con gli esami universitari. Ok, il signor Ludo si fa in tempo a scappare. Va bene, dai, glielo concediamo, glielo concediamo. Madonna, si è volatilizzato, dove è finito? Allora, Ludo frammento, tipico nome dell'oggetto più comune tra i mostri di grado maestro. Cioè, dei materiali. I materiali più comuni sono i frammenti. Belle ste rovine. È ancora più giù il Ludolf o è più su? È più giù forse? No, forse è più su. Non mi stupirebbe, ragazzi, se fosse tornata che Devil. Se fosse tornata che Devil Joe, come mostro. Cioè, come mostro reintrodotto. Ok, no, è uscito. E vado a mie qua, anche questi alberi, no ragazzi, no, questa è la vecchia giungla, non mi ricordo di quelle Monster Hunter, perché devo ripassarmi il suo nome a In Generation Ultimate per rivedere un attimo se è la giungla antica o la giungla. In ogni caso, o è la giungla dell'1 o del 2, è quella, è questa, le aree sono quelle, punto. Così
il più grande che abbia mai cacciato. Beh, ci sta, difficoltà più alta. Ci stavamo buggando tutti, cioè io e lì ci stavamo buggando. Vi ricordo che lì è il mio gatto, lì Felen. Ci sono i pesci che passano, i calamari sono quelli. Aspettatemi, voglio essere lì in collo. No, non si possono ricogliere, mannaggia. Oh, siamo a 30 minuti. Ripeto, l'episodio non lo fermo perché voglio vedere chi è il mostro della missione urgente. Lo voglio anche cacciare. Ha intuito, sparo, velocidrome. Sparo. Cioè, la proprio la sparo sparata, L'ho sparata perché presuppongo che tutti i mostri delle missioni urgenti siano mostri nuovi. E quindi, visto che siamo ancora al primo grado, sparo un velocidrome. Spada, Sorge, cavaliere dell'ordine di distanza a Elgado. Ha molto talento e grande abilità. Allegro e intelligente, un po' impulsivo e spesso agisce prima di pensare. Ama allenarsi, non perde mai un giorno di addestramento. È ossessionato dall'ammiraglio Gallius. Tanto da. Vabbè. È successo qualcosa che ti riguarda. Si tratta del villaggio di Kamura. Oh no. Anche se la fuga non si è ancora del tutto conclusa, il tuo villaggio è rimasto in gran parte intatto grazie a te. Ah, ok, quindi ogni tanto avremo le furie così. Quindi sul suggerimento di fuga l'anziano e Gale e Kamura rafforzando il loro legame collaboreranno di più. Purtroppo c'è un problema. Un tetano ad un causa guai nella giungla. Di conseguenza il viaggio fra le nostre due terre è piuttosto difficile. Ah, ok, quindi avremo le furie in questo modo. Capito, capito, capito. Quindi avremo le furie. Ok. Meglio. Altrimenti mi sarebbero mancata, lo ammetto. Stavamo per inviare i nostri cavalieri per gestire la minaccia, ma fuga dell'anziana ha suggerito te per questa missione. Perché hai poi tanta fiducia in te e so che ne sei capace. Ti dispiacerebbe ottenere i dettagli della missione da Shike? Subito. O Shike. Penso che si legga a sto punto. Forse Cice si legge il suo nome della principessa. Comunque, andiamo a parlarle. Oddio, quanti punti! Già ne provate questa soluzione per la fusione? Interessante, fa una meraviglia nella pietra di fusione, ma non servirà nulla se la tieni in tasca. Forza, che aspetti, perché non provi? Ok, intanto solo passo le varie modalità. Mia gratitudine, buon compagno. Accurato, vi va a parlare prima che vada a parlare con Shike, no, ok. Per contribuire a proteggere gli altri. Giada, sebbene io sono una principessa, il mio dovere è assegnare missioni pericolose. Ok, quindi non è un mostro nuovo, ok, è un tetra ad un punto. Devo ammettere che è frustrante non poter cacciare, non poter proteggere la propria gente. Però, l'altro giorno Rodney mi ha scritto che cacciare non è l'unico modo per aiutare. Mi ha fatto sentire molto meglio. Pare l'abbia detto fuori l'anziano di Kamura. Sembra forte e gentile, spero di essere come lui un giorno. No, Shiki, smettila! Oh, ti occupi delle missioni, basta con le fantasie! Scusami, sono fatta prendere dall'immaginazione. Ho una missione che riguarda il Gado e Kamura. Una missione urgente. Sono certa che vorrai compiere il tuo dovere e spero che tu ne sia onorata. Contiamo su di te. Ok, la missione speciale è stata aggiunta. Il blocco del Tetradon. M1. Cioè, di solito le missioni sono della difficoltà più alta. Non capisco, vabbè. Capiremo adesso dopo aver battuto il Tetradon. Intanto vediamo il suo nuovo set di mosse. Comincio a pensare che forse non si possa togliere la schermata che tutte le volte ti fa vedere che comandi puoi effettuare con i rotoli. Porca vacca. Salve Giada, devi cacciare un tetrado nella giungla. Questa missione è fondamentale perché ha un passaggio sicuro tra il Gado e Kamura. Fa attenzione. Vabbè, non riesco mai a finire di leggere. Dove stai, signor tetrado? Dalla 10, ok, andiamo subito. Prendiamo il maxi insetto che ho usato prima per sbaglio. Siamo già 34 minuti, allora vediamo di ripigliarci. Io volevo salire in groppa a Francesco.
Olè, olè, ed eccoci già sul posto, qua, mezza giungla attraversata in un minuto. Allora, tanto ricordo che quando è infuriato, cioè quando si riempie la pancia, mi è sorda, quindi subito provvedo a... Ecco, subito, subito, signori, subito. Si riempie la pancia e comincia a fare le sue mosse da sumo. Ok, questa è peculiare, non la fanno in sumo, però lui la fa. Non vedo l'ora, ragazzi, di arrivare alle difficoltà almeno 3 stelle. Cioè, perché penso che da 3 stelle in poi cominciano ad arrivare i mostri fighi. Avete presente quei bei mostri che voi avete visto bene nei trailer e io no? Ecco, sicuramente appariranno a partire dalle 3 stelle in poi. L'ho buttato giù, attenzione! Vabbè, ormai l'ho scritto, non faccio più caso io. Ok, questo è l'attacco che se ti fai leva ti mandava in aria, dovevo fare il recupero con l'insetto perché altrimenti mi devastava la vita. Ho schivato. Ok, gli ho rotto una zampina, ok. Ho arrivato di nuovo Daimyo. Beh, succede questo quando sei troppo lenti, Daimyo. Abbreviamo che il nome, che altrimenti tutte le volte dire Daimyo Hamilton. Pum! Quanti danni! Che la schivate, signorino. E stavolta però non la schiva. Ma dai, ma ti bloccano lo spruzzo d'acqua, davvero. Vai, punitore. A quanto sto di batteria? 76%, ok. In effetti questo è il terzo video che registro oggi. Ok, dunque. Il prossimo che registro teoricamente sarebbe l'ultimo che di solito registro perché è il quarto, però oggi se riesco mi spingo addirittura al sesto episodio perché ho una voglia di giocare a Monster Hunter, ma non immaginate quanta in generale sono la voglia di registrare. Dopo un mese di astinenza, cioè dopo un mese che non registro sono in astinenza. Ok, è andato giù, è andato giù. Sono due piani, abbiamo constatato in sta giungla, ecco fatto. Poi da qualche parte si potrà naturalmente fare un'altra base, ma quello ci penserò per conto mio. Guarda, se hai imparato delle nuove mosse, Tetradon fa, cioè, o fa in tempo, o le ha già fatte e non le ho viste. O non fa in tempo a vederle, perché finora sono tutte mosse vecchie queste. Avrebbe fatto male in un'altra vita, personaggio, l'ho devastato prima. Ok. Ma dai! Necessito di colpire la faccia! Oh! Devo curarmi che... Devo curarmi che c'ho... Non ho preso i pronto soccorsi! Seriamente, dai! Ecco che sentivo di aver dimenticato qualcosa quando ho lasciato l'accampamento.
Non riesco a coprire la zampa, ragazzi, c'ho dei problemi di fondo. C'ho troppa pancia. Oh, ce l'ho fatta. Vai, mossi rende cavalcabile il Ludolf. Come si fa? Lancia mostri contro il... Ecco fatto. Ogni tanto aspetto per gli fare la scivata, magari c'ha un secondo attacco. Ok, ha fatto proprio molti danni. Oggi non viene risparmiato nessuno in questa puntata. Prima Ludolf si è beccato il combattimento due volte, adesso pure il signor Tetradon. No, mi sono proprio dimenticato di prendere le scorte, ma porca vacca. Adesso farò un salto a riprenderle perché... No, componente vocale non c'è sta musica, cioè mi rimangio quello che ho detto qualche missione fa, tipo. Puntuale, puntuale, Giada, come sempre, bravissima proprio, complimenti. Ragazzi, quando abbandona, quando fuggi in un'altra area, passo all'accampamento. Mamma mia, che... Come lo sto dito? Raga, non riesco a colpire, non riesco a capire perché, ma non riesco a colpire le zampe quando passa in fase sumo. Aia! Ah, ok! Questa è nuova! Questa era nuova! Il salto... Magari c'era già il salto con la rana, cioè... Avete capito, il rimbalzo con la pancia, però... Vai, colpisci l'impatto, sto dannato. Prova a farlo vomitare. E rigucita qui tutto. Le. Si vuole per morte, vabbè ragazzi, all'accampamento non ci torno più. Ok, va bene, ho capito che... Ho capito che all'accampamento non ci torno più perché ormai è finita. Cioè, fra pochi colpi è finita, avete capito. Madre Peria lucente, sfera è stata un tetrado, balla da rubare l'anima. Madonna ragazzi, se questa è quella, è l'oggetto di realtà 8, esplodo. Esplodo, cioè non esplodo ma... Porca vacca, io ho seriamente una benedizione con questa serie per quanto riguarda trovare gli oggetti A, cioè proprio la benedizione. Anche quando troviamo tre sfere rosse, quando trovai tre sfere rosse durante la caccia a Vastax, porca troia, chi se la dimentica quella? Mai successo nel primo salvataggio che ne rimasta almeno una, quella volta lì, tre in un colpo, porca puttana.
ed è l'1% di probabilità, e questo è il bello. L'altro giorno mi è capitata una cosa simile mentre giochicchiavo un po' su Monster Hunter Rise, per appunto per tornare ad abituarmi ai comandi. Stavo facendo una delle missioni più difficili del gioco, quella delle sorgenti infernali, che location che voi non avete mai visto, ma provvederò a recuperarla quando avrò finito la modalità storia in questo Sunbreak. In una caccia che comprendeva la caccia di tre mostri, tra cui Magnamalo, contro ogni pronostico mi sono ritrovato tre oggetti: la viola sfera di Magnamalo, che è l'oggetto più raro che Magnamalo possa dare nell'alto grado, che è l'ultimo che mi è rimasto, tra l'altro, per completare l'inserta armatura di Magnamalo dell'alto grado. E a proposito di questo, no, l'armatura dell'Almudon non l'ho mai più finita, perché anche lì mi mancava l'oggetto più raro che Almudon ti poteva dare. Per chi non lo sapesse, l'armatura che avevo predisposto per il set della resistenza all'acqua e... come dire, non ho avuto le scatole di tornare ad affrontarlo, quindi niente. Abbiamo cominciato Sunbreak e io non l'ho detto, con l'armatura dell'Almudon ancora da finire, ma sti cavoli. Ecco, intendevo aggiornare i set con le versioni di grado maestro delle armature che ci sono già, per l'appunto. A meno che i mostri nuovi aggiunti non mi diano dietro delle armature con delle protezioni migliori. Ok signori, dopo questo direi che possiamo, allora, prima di tutto vedere quello che hanno da dirci e poi fermare l'episodio, perché ancora una volta siamo arrivati a 46 minuti. Sentiamo cosa hanno da dirci. Ah, tra l'altro a un certo punto si ferma il caricamento con le mini. Senz'altro, man mano che andremo avanti nel gioco, la fila di mostri diventerà sempre più lunga. Poi l'ho notato adesso, la schermata di caricamento stavolta va in orizzontale da sinistra verso destra. Invece originariamente la schermata di caricamento di originale andava dal basso verso l'alto. Bella, 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 carina, carina. Ben fatto. Grazie ai tuoi sforzi il corridoio da Kamura e Gad è stato aperto. Questo non solo aumenterà gli scambi commerciali, ma rafforzerà anche il nostro legame, che tutti prosperino. A proposito, Lady Inoa, Lady Minota e Maestro Tsushi sono già in cammino per venire a trovarti. Sei molto popolare. A dire il vero, pensavo fossero già arrivati. Oh beh, la pazienza non avevi tu. Mentre li aspetti, perché non vai a vedere se Shiki ha pubblicato nuove missioni, certo? Quassù, cacciatrice, c'è un gufufo nevato lì, come dicevano. Chi è questa? Su. Vado subito solo, ti prendi il cuore dei tuoi compagni di Felei? Non rilasci se va ti chiede, vero? Nagi alla piazza Felei ha detto che ora è in corso una campagna promozionale per i miglioramenti di tipo bombardiere. Questa è la tua occasione. Porta con te il tuo compagno Felei quando completi le missioni di GM per una nuova abilità. Tu e i tuoi compagni Felei potete ancora crescere molto. Non vedo l'ora di vedere fino a che punto arriverete. Completate missioni con un Felei bombardiere, ma non mi interessa, io voglio tenere i miei compagni, sono affezionati i miei compagni, non ve li richieste. Vabbè ragazzi, mi aiuti? Vado, quanta gente, i tuoi compagni Felei fanno la loro parte, ho delle informazioni per permettere ai tuoi amici pelosi di dare il massimo. Nagia, pezzo Felei, vabbè ragazzi, facciamo che completate missioni con un Felei, ok, ci danno tutte da fare delle missioni, insomma, fotografa gli artigli di Udemio Hermit. Ok, non leggo le descrizioni perché vado di fretta, siamo ancora a 8 minuti. Beh, tutte missioni da fare con Felei specializzati che non farò mai. Ragazzi, vi dico già che non le farò mai queste richieste. Non ho mai completato alcune richieste di originali del gioco, figurati se completo queste. Armi aumento per me, ok, varie missioni, Felei, tutte missioni per i Felei che danno una nuova abilità che non mi interessano. Vabbè ragazzi, sono crudele quando faccio queste cose, lo so. Miau, pensavo non è che potessi darmi la zappa, ho desiderato un dago con gli ietri che protegge dai pericoli coloro che sono impegnati nelle ricerche. Richiedete di cui bisogno che scorre nel territorio di Daimyo e Mitao, quindi ho difficoltà a recuperarli. Di questo passo non riuscirò a preparare il tag con i dietro necessari. Penso di poter scacciare quei Daimyo così potrò raccogliere gli ingredienti in pace? Questione di conchiglie.
questo è un altro serve paladino. Sacca del topo e gamba. Spoleato un mostro nuovo. Mi sono spoleato un mostro nuovo. Ospiti da Kamura. Mostro nuovo, cioè vecchio. Ospiti dal villaggio di Kamura. Qui è il Gado. Oh, cosa fare? Ho tantissime domande, la mia vergogna a chiedere. No, sì, che coraggio, sono la principessa e ora sei responsabile di missioni importanti, cresci! Scusa. Ci sono delle nuove missioni, perché non dare un'occhiata? Dai, diamo un'occhiata ai mostri nuovi, voglio vedere i mostri nuovi. Allora, sempre in difficoltà uno stelle, giusto? Sì. Fuoco, male, acro, son peggio. La palla agli occhi rossi, barre a fortuna. Ragazzi, ho problemi con le freccette. Proprio, uguale non si sa cosa. Non ci sono mostri nuovi. La gombi bianco guida sulla giungla. Beh, io ragazzi direi allora di fare altre missioni che ci sono da fare. Beh, io direi di fare la caccia, le cacce doppie del cacciatore, come verrebbero chiamate in Generation Ultimate. Quindi veloce nella giungla e proprio uguale non si sa cosa. Quindi ci fermiamo qua e nella prossima puntata facciamo queste due missioni. A più tardi.